Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ragazzi, in questo periodo di fermento di droni, di tutti i modelli, di tutte le forme, veramente sta arrivando di tutto sul mercato del mondo dei droni. Con più le regolamentazioni diventano restrittive, con più i produttori di droni stanno producendo modelli di droni, sembra quasi un paradosso, ma è così. Quindi dopo l'arrivo del DJI Mavic Mini, dopo l'arrivo dello Skydio 2, drone rivoluzionario, un drone action cam, chiamiamolo così, con i possibile arrivo con l'inizio dell'anno nuovo del Mavic Pro 3, ragazzi, sta per arrivare sul mercato il nuovo Autelivo 2. Era da parte mia un drone attesissimo, perché è un drone che io ho sempre apprezzato, chi mi segue sul mio canale lo sa, un drone secondo me pazzesco, l'unica vera alternativa DJI dal punto di vista del Mavic Pro, anzi con alcune caratteristiche superiori ed altre inferiori. Però un prodotto americano, un prodotto veramente concreto dal punto di vista strutturale, dal punto di vista costruttivo, dei materiali, veramente top. E soprattutto il suo punto di forza è la fotocamera, perché è l'unico drone richiudibile con una fotocamera 4K a 60 fps. Dal punto di vista fotografico un drone veramente pazzesco, perché fa video e foto di altissimo livello. A differenza del Mavic Pro 2, che comunque è arrivato dopo di questo, ha i sensori solo anteriori e posteriori. Ma adesso con il nuovo Autelivo 2, DJI veramente dovrà tremare, perché rincorrere questo drone nella sua nuova versione sarà veramente difficile anche per DJI, soprattutto dal punto di vista della fotocamera, perché il nuovo Autelivo 2, ragazzi, ascoltate bene, avrà tre tipi di gimbal, quindi tre tipi di fotocamere da scegliere al momento dell'acquisto, e la cosa impressionante sono le loro caratteristiche. Il primo tipo di fotocamera che potremo scegliere sarà una fotocamera in 8K e potrà scattare foto fino a 48 megapixel, quindi ragazzi avete sentito bene, fotocamera 8K, 40 megapixel di foto. Ovviamente una fotocamera che serve magari a pochi, non di sicuro a me e a tanti di voi nemmeno, però giusto per farvi capire cosa si potrà andare a montare sul nuovo Autelivo 2. E in più questa fotocamera in 8K potrà avere 25 fps in 8K, 30 fps in 6K o in 4K 30 o 60 fps, con un bitrate di 120 megabit per secondo, quindi una qualità del dettaglio davvero pazzesca. L'altra alternativa invece sarà un gimbal con una fotocamera da 6K, il sensore da un pollice e le foto da 20 megapixel, quindi veramente una cosa pazzesca anche qua. Questa sarà praticamente la soluzione che andrà a sostituire questo, cioè quindi chi vorrà avere un drone per riprese hobbistiche di alto livello, però quindi che andrà a scegliere l'Autelivo 2, sicuramente la fotocamera che andrà a scegliere sarà questa, una 6K con sensore da un pollice e foto da 20 megapixel. E a livello di FPS avremo a 6K 30 fps, mentre a 5,5K potremo già avere i 60 fps, mentre con il 4K avremo i 120 fps. Veramente una cosa allucinante, una cosa impensabile praticamente fino ad oggi, che un drone richiudibile possa avere una fotocamera di questo livello. L'obiettivo avrà un'apertura focale da 2.8 a 11. Poi c'è una terza versione, quindi un terzo gimbal con una fotocamera con doppio sensore, uno a infrarossi che registrerà in HD a 30 fps, poi sempre accoppiato ci sarà un altro sensore che registrerà in 8K, che poi sarebbe la versione simile al primo sensore che abbiamo visto nell'elenco che vi ho appena fatto. Quindi avrà un 8K 25 fps e un 6K 30 fps, però avrà il doppio sensore, quindi potrà registrare anche video ad infrarosso in HD a 30 fps. Quindi ragazzi, questo drone diventa veramente un drone incredibile. In più c'è anche lo step dal punto di vista tecnico proprio del drone, avrà i sensori a 360 gradi, un po' come il Mavic Pro 2, come lo Skydio 2, quindi un drone che diventa veramente completo, perché con i sensori sopra, nei fianchi, sotto, davanti, dietro diventa super sicuro, e anche dal punto di vista dei voli automatici diventa veramente ancora più sicuro, anche se io anche così mi andava più che bene, però ovviamente tutto deve cambiare, tutto deve migliorare, e avere una protezione a 360 gradi ben venga, soprattutto su un drone che non costerà poco, perché comunque costerà sicuramente dai $1000 o
1.000 euro in su. Un'altra cosa che cambia sono i minuti di volo, che diventeranno 35, quindi tanta roba anche da quel punto di vista, veramente un drone incredibile. Poi dal punto di vista estetico rimane un pochino simile a questo, cambia leggermente, se le foto delle, diciamo, questa versione prototipo saranno definitive, diciamo non c'è più la parte qua nera, è tutto arancione, poi sembra arancione opaco, che da un certo punto di vista non è male, perché l'arancione lucido è bello, ma ovviamente tende molto a sfrisarsi, già solo appoggiandoci le eliche si creano dei micro sfrisi, che non sono solchi, ma sono questi micro sfrisi che contro luce si vedono tantissimo, mentre con un arancione opaco ovviamente non succede tutto questo, però magari è solo una versione prototipo, poi avrà un arancio lucido anche nella versione definitiva di questo Autelivo 2. Poi altre caratteristiche: avrà ancora un display OLED nel controller, non è ancora specificato, mi si è aperta l'elica, non è ancora specificato se il display sarà di queste dimensioni o più grande, comunque avrà un display OLED ancora nel controller. Comunque un'altra cosa aggiuntiva che DJI per adesso non ha, perché non ha un display per poter pilotare il drone senza usare lo smartphone, mentre qua abbiamo il nostro display OLED che ci permette di volare senza usare lo smartphone, o in alternativa usare anche lo smartphone, quindi possiamo scegliere. Poi un'altra caratteristica: la velocità farà circa i 70 km/h, una cosa impressionante anche quella, anche se anche questo arriva a quella velocità più o meno. Un'altra cosa che ho notato sono le eliche, che hanno secondo me una forma particolare rispetto a queste, e secondo me sono studiate magari per fare un po' meno rumore, perché comunque questi droni ingombranti o di queste dimensioni con motori potenti e tutto tendono a fare abbastanza rumore, magari con quelle eliche il rumore diminuisce. Un'altra cosa che avrà la fotocamera, che farà video in HDR se vogliamo, quindi un'altra cosa aggiuntiva, un'altra funzione che ultimamente sta diventando molto di moda e anche molto utile se funziona bene. Poi un'altra cosa: peserà circa 1 chilo, cioè praticamente come questo o come il Mavic Pro 2 per adesso, che pesa all'incirca 1 chilo, poco meno, anche questo poco meno di 1 chilo, quindi siamo intorno al chilo, il peso rimarrà più o meno quello. Quindi ragazzi, questo è quello che sarà l'Autelivo 2. Ovviamente arriverà nel 2020, quindi c'è poco da aspettare, non è ancora, diciamo, definito il prezzo, sicuramente non sarà un drone economico, questo mi sembra chiaro, ma sicuramente ha delle caratteristiche, soprattutto dal punto di vista della fotocamera, che DJI dovrebbe un pochino spaventarsi, perché comunque è veramente uno step in avanti dal punto di vista delle fotocamere per dei droni richiudibili. Quindi ragazzi, adesso non ci resta che aspettare l'annuncio ufficiale di Autel e anche sapere ovviamente il prezzo e la data precisa di uscita di questo Autelivo 2. Quindi ragazzi, le cose impressionanti sono, secondo me, tolta la versione a 8K e tolta la versione con due sensori con il rilevamento a infrarossi, secondo me la soluzione è quella via di mezzo, dove si avrà un 6K, 5K, sensore da un pollice, 20 megapixel di foto, foto fatte sia in JPEG che in DNG, quindi possibilità di andare a modificarle come si vogliono, in tutti i modi che vogliamo, cioè veramente questo drone potrebbe diventare il punto di riferimento dei droni richiudibili di alto livello. Forse per quello che DJI, sapendo che sarebbe uscito questo drone nuovo da parte di Autel, spinge per far uscire il Mavic Pro 3, che infatti non sarà una versione completamente nuova, ma sarà più un aggiornamento appunto dal punto di vista della telecamera, per andare probabilmente a competere con questo, perché altrimenti DJI con il Mavic Pro 2 dal punto di vista della fotocamera sarà veramente tanto indietro rispetto all'Autel Evo 2. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi, secondo voi come Autel si posizionerà nel mercato. Speriamo che arrivi anche in Europa e non bisogni acquistarlo dagli Stati Uniti per averlo, come succede con questo, perché sì, è marchiato CE, quindi può volare in Europa, al segnale CE anche dal punto di vista del radiocomando, infatti ho fatto tutti i video dove ho spiegato tutto, però per acquistarlo bisogna acquistarlo in America, con il problema della garanzia, che se si rompe bisogna spedirlo là a spese nostre dal punto di vista della spedizione. Quindi speriamo che adesso con questo nuovo Autelivo 2 lo importino direttamente anche in Europa, così si risolve anche il problema del discorso della garanzia in caso di problemi o meno, non c'è il discorso o la paura di spedirlo negli Stati Uniti. Se si risolve anche questo, ragazzi, questo è un drone che metterà veramente
ultimamente DJI un po' in crisi, soprattutto dal punto di vista tecnico delle vendite e anche dal punto di vista ovviamente dei clienti che potrebbero passare da DJI a questo prodotto americano veramente incredibile. Quindi ragazzi, se questo video scoop è anteprima, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, uno scoop. Ciao!